Un saluto di pace e bene a voi qui presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo le letture di questa domenica, iniziamo con il canto Signore ascolta. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore, a te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo, gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, un cordiale saluto a tutti voi. Buona domenica. Continuiamo allora il nostro percorso alla riscoperta delle solennità più importanti di questo anno liturgico. Come ho già detto domenica scorsa, l'anno liturgico con il 24 novembre, solennità di Cristo Re, giunge al termine. E allora, durante queste domeniche, che sono proprio le ultime domeniche dell'anno liturgico, io credo che sia importante riscoprire proprio tutte le feste più importanti dell'anno. E come sappiamo, come ho già detto tante volte, tutte le feste più importanti dell'anno sono principalmente quattro. Ce ne sarebbero molte di più, però avendo solo quattro domeniche ci dobbiamo accontentare alle quattro più importanti, che sono Natale, il giorno in cui Gesù si è consegnato per noi, il Venerdì Santo, il giorno della risurrezione, Pasqua, e infine Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Ecco, allora noi durante queste quattro domeniche proprio riscopriremo questi doni. Domenica scorsa abbiamo riscoperto l'importanza del dono del Natale, abbiamo parlato della luce che Gesù ha portato in tutto il mondo. Oggi invece riscopriremo il giorno in cui Gesù si è consegnato per noi alla morte, quindi il giorno del Venerdì Santo. Un momento che, umanamente parlando, può sembrare brutto, perché molti potrebbero dire però guarda cosa abbiamo fatto a Gesù, è per colpa nostra se egli è andato sulla croce. Però spiritualmente parlando si vede anche un grande gesto d'amore che Gesù ha fatto per noi. Ecco, questo gesto d'amore ce lo dirà anche oggi il Vangelo. Allora, vogliamo iniziare tutti insieme questo momento di preghiera, veramente ringraziando di cuore il Signore per il dono di questa domenica e per il dono della sua fede che ha donato a noi. Iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce hai donato a noi il tuo perdono e ci hai liberato da ogni peccato. Christe eleison, Christe eleison. Signore, che in ogni momento della nostra vita ci sostieni e ci proteggi dalle insidie del demonio, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente,
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Insieme. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e il mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore, mia forza. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, nella prima alleanza, in gran numero, sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza. Ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canta alleluia al Signore. Canta alleluia al Signore. Canta alleluia, canta alleluia. Canta alleluia al Signore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.
Canta alleluia al Signore. Canta alleluia al Signore. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signore. Dal Vangelo di Marco, gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altra all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Lode a te, o Cristo. Lasciamo che il silenzio oggi invada il nostro cuore in questa azione liturgica. Al suo centro è il mistero della croce del Signore, della sua passione e morte. Lasciamo che il silenzio avvolga e scandisca le nostre giornate e la nostra fede. Prepariamoci a seguire con viva partecipazione Gesù. Contempliamo la sua croce, dalla quale è scaturita la nostra salvezza, ad entrare nel mistero della morte di Cristo, preludio della sua risurrezione. Carissimi, questo pezzettino che ho appena letto è una piccola parte del discorso che si fa all'inizio della celebrazione del Venerdì Santo. E oggi, proprio come ho detto, ricorderemo questo momento fondamentale della nostra vita, il momento in cui Gesù si è donato per noi sulla croce. È da notare che anche questa domenica la seconda lettura e il Vangelo ci aiutano bene a comprendere questa solennità. Vi ricordate che domenica scorsa, per chi ovviamente ha seguito le letture, io avevo detto domenica scorsa che, vi ricordate Bartimeo, quel cieco, che quando vide Gesù gli corse incontro, nonostante lui fosse cieco, fece di tutto per andarci vicino, perché abbiamo detto che quando Gesù è venuto nel mondo ha portato quella grande luce che viene detta anche nel Cantico delle Profezie, quella luce che si dice anche nel Vangelo di Giovanni: la luce splende nelle tenebre, e le tenebre, attenzione, non l'hanno vinta. Quindi abbiamo parlato domenica scorsa che quando il cieco riacquista la vista, rivede la luce, che è proprio la luce di Cristo. E abbiamo detto che quando Bartimeo riacquista appunto la vista e torna a vedere, è un po' come noi peccatori da quando Gesù è venuto nel mondo. Gesù, venendo nel mondo, ci ha ridonato la luce, cioè la luce della parola di Dio, la luce della salvezza, che è proprio il Signore Gesù Cristo. Oggi invece parleremo del momento in cui Gesù si è
abbandonato al volere del Padre e volontariamente è salito sulla croce. Nella seconda lettura di oggi, eccola, la lettera agli ebrei, sentiamo che si dice così. Ascoltate bene. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. Ogni volta che noi vediamo una croce, credo che molti di voi almeno una croce ce l'abbiano in casa, appesa magari nella camera o da qualsiasi altra parte, quando noi vediamo una croce, spesso guardiamo una cosa superficiale, cioè vediamo una croce e diciamo, ah guarda, lì c'è Gesù. Ma in realtà quando noi vediamo una croce, non dobbiamo solo dire, ah c'è Gesù, no, ma dobbiamo vedere veramente quello che la croce rappresenta. Quello è il momento in cui Gesù ci ha amato talmente tanto che ci ha voluto salvare dal male. Quando noi vediamo una croce dobbiamo immaginarci certamente il dolore che Gesù ha sofferto, ma vedere anche le conseguenze di quello che è stato il dono di Gesù. Guardate che se Gesù non ci avesse amato talmente tanto da andare sulla croce, noi oggi sicuramente non saremo qui. Gesù, con quel sacrificio di se stesso che ha fatto sulla croce, ci ha letteralmente salvato da ogni insidia del demonio. Ed egli, con questo, ci ha donato anche il suo spirito, spirito di verità e d'amore, spirito di fortezza e di pace, eccetera, eccetera. Un'altra cosa importante, quando Gesù lo hanno crocifisso, al momento in cui lui è morto, per vedere se era davvero morto, cosa fece un centurione romano? Prese una lancia e colpì il fianco di Gesù. Quella lancia forò il suo cuore e dal cuore di Gesù cominciarono a uscire sangue e acqua. E magari all'epoca loro potevano dire, ah, guarda, sangue e acqua, ma noi oggi sappiamo che quel sangue e quell'acqua che sono scaturite dal cuore di Gesù, dal costato di Gesù aperto sulla croce, è veramente una cosa importante. Credo che ognuno di noi, credo, abbiamo in casa l'immagine della Divina Misericordia. E se fate attenzione alla Divina Misericordia, vi accorgerete che è sempre un'immagine di Gesù, ma in questa immagine di Gesù troviamo due fiamme che escono dal cuore di Gesù, una rossa e una celeste. Ecco, quelle due fiamme rappresentano proprio il sangue e l'acqua che sono scaturite dal cuore di Gesù aperto sulla croce. Ma quel sangue e quell'acqua, che cosa rappresentano? Rappresentano il sangue della salvezza, quel sangue che si rinnova a ogni celebrazione nel momento della consacrazione, quel sangue che Gesù ha sparso per la nostra salvezza e che è diventato appunto ciò che appunto ci ha salvato. Gesù ha sparso il suo sangue proprio per la nostra salvezza e non è a caso che durante la consacrazione il sacerdote dice che Gesù prese il calice e disse prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, proprio perché Gesù non è che è andato sulla croce soltanto per i buoni o per i cattivi, perché spesso certe mentalità potrebbero essere sì, ma Gesù è andato solo per i cattivi, no, ma Gesù è andato solo per i buoni, no, Gesù non fa preferenze, oppure come facciamo noi spesso esseri umani,
non fa senza esagerare discriminazioni, perché noi umani spesso le discriminazioni le facciamo, cioè diciamo, no, ma questo è cattivo, non ci voglio star vicino, questo è buono, me lo voglio abbracciare, no, ma quello lì non mi piace, mi sta antipatico. No, Gesù non ha ragionato così. Gesù è andato sulla croce per tutti, perché nel Vangelo di Matteo, nella festa del Santo, Gesù dice una frase importante: non sono venuto nel mondo per chiamare i giusti, ma i peccatori. Oppure un altro passo del Vangelo dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ecco, con questa frase Gesù ci vuol far capire che noi, anche se diciamo di essere perfetti, non lo siamo. E tradiremo noi stessi a dire questo. Nessuno di noi sarà mai perfetto di fronte a Dio. Tutti noi abbiamo dei lati negativi. Tutti noi ogni giorno facciamo peccati, gravi o non gravi, comunque li facciamo. E Gesù ha capito la nostra debolezza, ha avuto compassione di noi e si è donato sulla croce proprio per la nostra salvezza. Allora, io credo che sia davvero importante che la nostra vita la dobbiamo vivere sempre con questa certezza, con la certezza che veramente il Signore, per amore, si è donato sulla croce per noi. Il Signore ci ha amato talmente tanto che ha voluto donare se stesso per noi. E guardate che è importante, fratelli e sorelle. Gesù ha avuto un amore enorme nei nostri confronti, però questo amore che egli ha avuto per noi deve essere però un esempio anche per noi, cioè come Gesù non ha esitato a consegnarsi per noi sulla croce, anche noi dobbiamo avere allora lo stesso coraggio di metterci in cammino, di andare dalle persone più bisognose, più malate, di stare accanto a loro finché ne avranno bisogno, di pregare il Signore per loro e di vivere sempre vicino alle persone che sono in difficoltà. L'anno scorso, nella nostra diocesi della Spezia, c'è stata la giornata mondiale missionaria, ok? E questa giornata, l'anno scorso, si chiamava così: Cuori ardenti, piedi in cammino. E se noi, ascoltiamo queste parole, forse dette così non ci possono dire niente. Cuori ardenti, piedi in cammino. Sentendo così sembra che non ci dicano niente. Invece ci dicono una cosa chiara e precisa: i nostri cuori devono ardere, ma di cosa? Dello Spirito Santo che Dio ci ha voluto donare. I nostri cuori devono ardere, ma di cosa? Di felicità, sapendo quale grande amore Dio ha avuto nei nostri confronti, da donare addirittura il suo figlio primogenito per noi. I nostri cuori devono ardere di cosa? Di fede, perché Gesù si è donato sulla croce proprio perché noi potessimo comprendere quale grande amore Dio ha avuto per noi. I nostri cuori devono ardere di cosa? D'amore, perché Gesù ci ha insegnato che la cosa più importante che noi dobbiamo fare è amare il prossimo, pregare il prossimo, vivere con il prossimo, specialmente se bisognoso. Ma soprattutto il Signore ci dice di fare anche un'altra cosa, che purtroppo non è facile in questo mondo mettere in pratica, ma non è impossibile. Gesù ci dice anche che
i nostri cuori devono ardere, ma ardere di cosa? Di perdono e di misericordia, anche verso i nostri nemici. E qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile che io possa amare un nemico? Ma com'è possibile che io possa voler bene magari a una persona che mi ha fatto del male? Ma com'è possibile che io possa magari stare vicino a una persona che magari mi ha rovinato la vita? Vedete, se noi abbiamo detto che siamo cristiani cattolici, dobbiamo vivere nel Signore. Dobbiamo vivere ogni giorno della nostra vita con il Signore. E se Gesù ha avuto la forza di perdonare le persone, di perdonare coloro che lo crocifiggevano e ha donato a tutto il mondo il perdono, noi non potremmo perdonare le persone che magari ci hanno fatto qualcosa? Sì che possiamo perdonare, ma è una nostra volontà di non perdonare. Perché se veramente noi ci diamo da fare, guardate che il perdono viene fuori. Perché il perdono non nasce dalla mente, il perdono non nasce dagli occhi, il perdono nasce dal cuore. E se il nostro cuore arde, arde di spirito, arde d'amore, arde di gioia, arde per la presenza di Gesù, allora sì che il perdono esce. Ma chi invece chiude il proprio cuore, chiude ogni sorta di ponte che collega me a un'altra persona, non si può perdonare se non si ha nel cuore la vera e reale presenza di Gesù. Per questo io credo che il titolo che hanno dato l'anno scorso la nostra diocesi alla giornata mondiale missionaria, cuori ardenti, piedi in cammino, ci deve far capire, che ci fa capire questo testo, che prima di mettere i piedi in cammino dobbiamo avere il nostro cuore che deve ardere, ardere di Spirito Santo, ardere di fede. Deve essere un cuore pieno fino all'orlo di amore, di misericordia, di pace, di gioia, di sorriso. Perché se noi non possediamo tutto questo, non abbiamo amore, non abbiamo gioia, non abbiamo fede, non abbiamo niente, per cosa ci mettiamo in cammino? Per niente. Ecco, quindi Gesù, donandosi sulla croce, ci ha insegnato molte cose. Gesù sulla croce ha perdonato il ladrone pentito. Gesù sulla croce ha perdonato i suoi assassini. Gesù sulla croce è come se ci avesse tutti benedetto, perché egli è sollevato da terra. Vi ricordate quando Gesù dice: così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo? Gesù l'ha detto in un altro passo del Vangelo. Questo ci fa capire che lui sapeva già che l'avrebbero crocifisso. E Gesù, quando è stato sollevato da terra, per noi però è un segno importante. Gesù era più alto rispetto che tutte le altre persone. Certo, l'hanno crocifisso, però è importante questo, perché Gesù, essendo più alto di tutti gli altri uomini, perché la croce era alta, quindi egli era più alto rispetto che tutti, era un insegnamento importante questo. Gesù ci fa capire che egli ci protegge. Gesù, essendo sopra di noi, è come se ci coprisse e ci facesse stare lontano da ogni preoccupazione, da ogni insidia del demonio, perché Gesù ci ama talmente tanto che vuole che la nostra vita sia vissuta in pace, in amore e soprattutto vissuta nella fede. Quando pensiamo ai genitori nei confronti dei figli, i genitori fanno di tutto affinché il figlio cresca bene, impari la fede, eccetera eccetera, perché questo è un compito del genitore. Il compito del genitore è stare vicino al proprio figlio o alla propria figlia e farla crescere ogni giorno sempre di più, non soltanto nel mondo ma anche nella fede.
E se qualcuno, qualche estraneo, tocca o fa del male al figlio o alla figlia, i genitori è logico che, diciamo, prendono dei provvedimenti. Ma questo lo fanno perché hanno un amore talmente grande verso il proprio figlio o la figlia che se qualcuno tocca quel loro tesoro, ovviamente viene fuori una catastrofe. E questo succede soprattutto per amore. I genitori non permetteranno mai a nessuno di toccare i propri figli, perché per i genitori i figli sono un tesoro preziosissimo. Ecco, lo stesso vale per Gesù e per la Madonna. Sappiamo che i nostri genitori celesti sono Cristo Gesù e la Madonna. E loro fanno di tutto affinché noi possiamo vivere con loro. E lontano da ogni insidia del demonio, perché guardate, cari fratelli e sorelle, che il motivo per cui in questo mondo ci sono guerre, ci sono problemi, ci sono omicidi uno dietro l'altro e ci sono veramente mille catastrofi, la verità è che purtroppo le persone, perché succede tutto questo? Perché le persone ormai non vivono più nel Vangelo. Le persone credono che vivere la vita significa viverla solo nei piaceri. Viverla a casaccio, ma non si vive così la vita. La vita va vissuta, fratelli e sorelle, sempre con amore, con gioia, con fede. Vivere la vita significa ogni giorno compiere opere buone. Vivere la vita veramente in maniera corretta significa stare accanto alle persone anziane, alle persone bisognose, amare, pregare. Questo significa vivere una vera vita santa. Ed è per questo che credo che la cosa più importante che bisognerebbe fare al giorno d'oggi è quella di pregare, pregare per i giovani, pregare per le nuove generazioni, perché veramente comprendano quanto sia importante vivere la vita in Cristo. Non basta dire sono cristiano, non basta solo pregare. Bisogna anche mettere in pratica gli insegnamenti che Gesù ci ha donato. Gesù, donandosi sulla croce, ci ha insegnato quanto sia importante vivere la propria vita con amore. Perché Gesù, come ho detto, si è donato sulla croce per amore. E allora anche noi dobbiamo mettere in pratica questo insegnamento. Ossia che noi dobbiamo vivere la nostra vita per amore. E con amore. Vediamo una persona in difficoltà, un povero, un bisognoso, un emarginato, dobbiamo andare ad aiutarlo. Vediamo una persona che sta male perché magari ha subito un lutto, gli è morta una persona cara, andiamo a consolare questa persona. Vediamo una persona povera che magari non può permettersi neanche di fare la spesa, andiamo e aiutiamola. Perché è così che si vive la vita, fratelli e sorelle. La vita non va vissuta così alla cavolo. Sì, non so cosa fare, ma sì, no, la vita non va vissuta solo pensando a se stessi. Oh, ma come sono bello, ma come sono ricco, guarda che bello! Non si vive così, fratelli e sorelle. Perché chi vive così, lo dico chiaro e tondo, non ha capito niente. Perché non si vive così. Questo mondo invece sta vivendo sempre di più così. Perché per il mondo è più facile. Penso solo a me stesso, penso a vedere quanti magari soldi ho, posso fare quello che voglio, posso andare di qua, posso andare di là. E poi magari ci sono dei poveracci che non si possono neanche permettere un pezzo di pane al giorno. Ma infatti non stupiamoci se questo mondo sta andando così. Perché al mondo oggi è fatto così. Il Vangelo va sempre al contrario rispetto a questo mondo, perché al mondo non gli interessa di fare opere di bene, al mondo gli interessa soltanto fare carriera, fare soldi, business. Questo è il problema di questo mondo. Sta facendo di tutto questo mondo per rovinarsi da solo. Questa è la verità. Invece noi, cristiani cattolici, dobbiamo dire la verità. Noi dobbiamo amare. C'è gente
anche qui in Italia, non solo in Africa, poverini, ma anche qui in Italia, c'è gente che magari non riesce neanche a fare la spesa. Persone povere che magari hanno perso tutto. Io penso ad esempio a quei poveracci dell'Emilia-Romagna che dopo l'alluvione non hanno più niente. Quelle persone bisognerebbe guardarle con tenerezza e dire: non è giusto che voi non avete più niente e noi magari abbiamo tutto. Dovremmo anche noi metterci, come ho detto prima, in cammino proprio per aiutare queste persone. Ecco, guardate che bell'esempio che vi porto. L'Emilia-Romagna sappiamo com'è ridotta. L'anno scorso abbiamo detto che qui nella nostra diocesi la giornata mondiale missionaria aveva questo nome: Cuori ardenti, piedi in cammino. Ecco, noi vediamo l'Emilia-Romagna devastata da questa alluvione. Abbiamo un cuore che arde di fede, di amore, e soprattutto di amore nei confronti del nostro prossimo. Vogliamo aiutare quelle persone lì dell'Emilia-Romagna? Ecco, se abbiamo allora i cuori pieni d'amore, pieni di gioia, ma soprattutto pieni di misericordia e di compassione verso queste persone, mettiamoci in cammino, i nostri piedi si mettano in cammino per raggiungere quella regione, l'Emilia-Romagna, e aiutare, sostenere queste persone. Perché guardate che aiutare le persone in difficoltà significa non solo compiere un ottimo gesto di fede, ma di amore e di amore verso il nostro prossimo, ma aiutare le persone che sono in difficoltà significa anche mettere in pratica ciò che Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Se veramente noi facciamo un'opera buona perché veramente la sentiamo nel cuore, questo significa essere veramente cristiani cattolici. Mettere in pratica gli insegnamenti che Gesù ha dato, vivere la vita nel Signore, ogni giorno essere aperti ad accogliere i poveri, i bisognosi, gli emarginati. Questo significa vivere la vita con amore, proprio come fece Gesù, che per amore si donò sulla croce il venerdì santo e con la sua morte distrusse il peccato e proclamò la risurrezione. Nel Vangelo di Giovanni si sente dire questo: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. E poi andiamo a vedere nel Precornio Pasquale queste frasi: la luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Ecco, tutte e due, il Preconio o il Vangelo di Giovanni, ci fanno capire che Gesù è la luce del mondo e con la sua morte egli ha distrutto le tenebre, Vangelo di Giovanni, oppure le tenebre del mondo, come dice il Preconio. Quindi, in una sola parola, la morte di Gesù ha segnato la distruzione completa della morte stessa. La morte non esiste più, perché Cristo l'ha vinta. Certo, è vero, il corpo è limitato, perché il corpo non dura in eterno, il corpo a un certo punto muore, ma Gesù ha distrutto un'altra morte, non quella corporale, ma quella eterna. Se la nostra anima veramente ogni giorno vive nel Signore, è nutrita del corpo di Cristo, è nutrita di quella fiamma dello Spirito Santo che la tiene lontana dalle tenebre, la nostra anima, se veramente è vissuta sempre con il Signore e sarà accolta in paradiso, quell'anima non morirà mai. Perché questo è ciò che ha detto Gesù in un altro passo del Vangelo di Giovanni: chiunque crede il Figlio, vede il Figlio e crede in Lui, ha la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questa è la sorte di noi cristiani cattolici. Se veramente noi abbiamo amato il Signore con tutte le nostre forze, lo abbiamo amato perché abbiamo sentito nel nostro cuore l'importanza di amarlo, noi sentiremo una gioia. Sì, noi sentiremo una gioia grande nel cuore. Perché chi ama il Signore, chi ama il Signore, è soltanto chi nel cuore contiene
un amore grande. Chi ama il Signore col cuore è perché all'interno di esso vi si trova la fiamma dello Spirito Santo. Chi ama il Signore con tutto il cuore significa che questa persona ha capito fin dall'inizio quale grande dono Dio ha fatto per noi. Concludendo allora, fratelli e sorelle, che cosa ci ha insegnato questa domenica? In questa domenica, come ho detto, abbiamo riscoperto il giorno Venerdì Santo. Quindi abbiamo riscoperto il grande dono che Gesù ha fatto per noi, il dono di se stesso sulla croce. Questa domenica ci ha insegnato quanto sia importante vivere con la consapevolezza che Gesù è sempre con noi. Questa domenica ci ha insegnato che l'unica cosa importante che dobbiamo fare nella vita è credere nel Signore e vivere in Lui. E infine, la riscoperta del Venerdì Santo ci ha fatto comprendere quanto sia importante stare vicino alle persone bisognose e avere un giorno anche il coraggio e la forza di perdonare anche i propri nemici, come Gesù ha fatto. Vedete, ogni anno si riscoprono le stesse cose, perché comunque ogni anno Natale è Natale, Pasqua è Pasqua, Pentecoste è Pentecoste, eccetera, eccetera. Eppure non è così, perché ogni anno, fratelli e sorelle, anche se le feste sono sempre le stesse, sappiamo che c'è il Natale, poi verrà la Quaresima, poi verrà la Pasqua, poi verrà l'Ascensione, poi verrà Pentecoste, eccetera, 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 l'ordine delle feste è sempre la stessa. Eppure ogni anno le feste ci insegnano sempre qualcosa di nuovo. Perché è questo che veramente conta, fratelli e sorelle. La nostra fede ogni anno ci insegna sempre qualcosa di nuovo. Perché se noi ogni anno diciamo sempre le stesse cose, allora è inutile. Ogni anno invece deve essere per noi una riscoperta nuova. Ogni anno noi comprendiamo qualcosa di nuovo rispetto che l'anno precedente. Ed è proprio questa la crescita spirituale. Ogni anno si deve crescere sempre di più. Ogni anno un mattoncino in più. Ogni anno una nuova consapevolezza. Ecco, se noi davvero faremo così, veramente la nostra fede sarà grande, perché se ogni giorno noi impariamo sempre qualcosa di nuovo e mettiamo in pratica questo insegnamento nuovo che abbiamo compreso, sarà tutto buono, ecco, per noi, perché ogni volta che noi ascoltiamo, comprendiamo e mettiamo in pratica gli insegnamenti di Gesù, facciamo una cosa buona per noi e soprattutto per la nostra anima. Allora, concludo il mio discorso pregando per voi e insieme con voi. Preghiamo davvero veramente il Signore, perché durante questa settimana ci aiuti a riscoprire il giorno in cui Gesù si è donato sulla croce per noi. Preghiamo davvero tanto il Signore, perché ci insegni quanto sia importante amare. E infine chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo voluto ascoltare il Signore e per ogni peccato che abbiamo commesso. Signore, aiutaci a vivere sempre con Te, perdonaci dai nostri peccati e se puoi, stacci vicino. Viva Gesù, viva la Chiesa! Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Terminiamo con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: nei tuoi santi ascoltaci, Signore. Nei tuoi santi ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché sappia animare con la carità evangelica tutti gli sforzi tesi a riunire gli uomini in una sola famiglia, preghiamo. Nei tuoi santi ascoltaci, o Signore. Per i responsabili delle nazioni, perché pongano alla base del loro impegno civile il valore primario della persona umana che Cristo è venuto a rivelare, preghiamo. Nei tuoi santi ascoltaci, o Signore. Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli, preghiamo. Nei tuoi santi ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti in assemblea e per tutti coloro che sono in collegamento via internet, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, preghiamo. Nei tuoi santi ascoltaci, Signore. Grazie a tutti carissimi per la vostra partecipazione. Vi do ora gli appuntamenti prossimi. Allora, i prossimi appuntamenti saranno i seguenti. Domani alle ore 18 le letture di San Carlo Borromeo. Sabato prossimo, 9 novembre, alle ore 18, le letture della dedicazione della Basilica Lateranense. Domenica prossima, 10 novembre, alle ore 11, le letture della Domenica. Siamo anche, carissimi, nel mese di novembre, il mese dedicato ai santi, e anche se questa cosa si farà più avanti, ma comunque io ve la dico già, così che se volete lo sapete, il 31 di novembre, quindi eccolo qua, quindi sì, che 31 novembre, scusate, niente, c'ho il cervello fuso, sabato 30 novembre, scusatemi, sabato 30 novembre, ultimo giorno del mese, ci sarà nel canale della Cappella, alle ore 21, un rosario particolare dedicato a tutti i santi. E questo rosario lo faremo in diretta, insieme con voi, proprio per ringraziare il Signore per il dono di questo mese, appunto, dedicato ai santi. Quindi, non il 31 novembre, perché ho il cervello fuso, ma il 30 novembre, alle ore 21, sabato 30 novembre, alle ore 21, rosario solenne dedicato a tutti i santi. Chiunque ovviamente può partecipare nel canale della Cappella il 30 novembre, mentre le letture, come avevo detto, sono domani San Carlo alle 18, sabato prossimo la Basilica Lateranense alle 18
e domenica alle 11 le letture domenicali. Concludiamo questo momento di preghiera, lo concludiamo con un canto dedicato al Signore, lo concludiamo con il ritornello La Passione. E poi, finito il canto, rimarremo 3 minuti in silenzio davanti alla croce, proprio per chiedere perdono al Signore di tutti i peccati che eventualmente in questa settimana abbiamo commesso contro di Lui. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La passione del Signore, il dolore di Maria, il Verbo sempre sia nel nostro cuore. La passione del Signore, il dolore di Maria, il Verbo sempre sia nel nostro cuore. 3 minuti di silenzio e ognuno preghi il Signore per qualsiasi cosa, ma anche per i peccati che eventualmente abbiamo commesso in questa settimana. Per tutti i peccati che abbiamo commesso, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati.
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, che sei infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Buona domenica, ci vediamo domani. Viva Gesù, viva la Chiesa!